Presidente Lucio Fusaro, è finita questa finale d'andata, la prima finale per il club di cui lei è presidente, insomma, tante emozioni, una partita sofferta, però insomma, Milano porta a casa questa vittoria preziosissima. Che emozione ha un presidente per questa prima finale? Beh, insomma, questa è una cosa fantastica, noi non ci aspettavamo di arrivare fin qua, ci siamo arrivati e l'abbiamo vinta. Adesso ci manca la seconda parte da fare, ci manca domenica la finale con Perugia, lo spareggio con Perugia. Credo che i ragazzi hanno fatto una prova magnifica e tutto lo staff è stato straordinario. La mia emozione è straordinaria, tornare in questo campo dopo tanti anni dove giocavo io 40 anni fa e adesso trovare una cosa del genere è stata una cosa fantastica, quindi un'emozione fantastica. Abbiamo visto sugli spalti, peccato oggi avere un Allianz Cloud vuoto, senza pubblico, per una Milano che ovviamente forse assaporava da tanto tempo, aspettava da tanto tempo di giocarsi una partita del genere che assegna un titolo che si assegnerà, lo ricordiamo, tra 7 giorni in Turchia. Oggi forse con il pubblico sarebbe stato veramente tutto molto più bello. Ma soprattutto per il pubblico, perché noi abbiamo comunque giocato e i ragazzi hanno fatto la loro parte. Mi è spiaciuto non poter condividere questa festa con il pubblico di Milano che ci ha sempre seguito come ci seguivo lo scorso anno. Avremmo fatto un pienone, peraltro anche di incassi, cosa che non sarebbe guastato, ma un pienone per tutti i giovani, le ragazzine, i ragazzini che ci hanno seguito negli scorsi campionati. Presidente, questa finale di stagione sta regalando tante sorprese per Milano che adesso si sta giocando anche i playoff scudetto, domenica gara 3 con Perugia, poi mercoledì 24 in Turchia, insomma c'è la speranza di potersi togliere delle piccole soddisfazioni in un anno comunque, lo ricordiamo, molto complicato. Beh, allora la speranza è l'ultima a morire, come si dice. Certamente noi ci proviamo, sono 3 partite che dobbiamo fare, tutte e 3 le dobbiamo giocare, ci giochiamo, ci siamo giocati questa, l'abbiamo vinta, domenica c'è la finalissima per noi, quindi uno spareggio molto importante con Perugia che insomma abbiamo messo in difficoltà e anche con qualche aiuto che non ci voleva da parte di qualcuno, però insomma siamo riusciti a fare una bellissima cosa, poi mercoledì andiamo in Turchia, quindi insomma direi che questa è una settimana decisiva per tutti noi ed sarà una grande festa per Milano se dovessimo per caso, per fortuna, per combinazione farcela.